Buon pomeriggio a tutte e tutti voi, bentornati, bentornate. Siamo in due oggi in uno studio nuovo. Puntata speciale in uno studio nuovo. Ciao Giulia, buongiorno. Ciao Dani, che bello, siamo insieme finalmente. Anche la tosse, siamo in tre, va via, siamo in tre oggi. Tanti, siamo in tantissimi, anzi siamo veramente in tantissimi perché avremo tantissimi ospiti, quindi effettivamente oggi sarà una puntata diversa dal solito e una puntata speciale che si chiama Picnic nelle chiese. Esatto, Picnic nelle chiese è una fusione, diciamo, dei nomi, dei titoli delle nostre trasmissioni. La trasmissione che cura Giulia tutti i pomeriggi dalle 3 alle 4, Picnic, e la trasmissione che curo io sempre il pomeriggio prima di Picnic, ovvero Voce delle chiese. Visto che ci avvicendiamo sempre con Giulia alla conduzione, ci incrociamo proprio sull'uscio dello studio, abbiamo pensato perché non fare una puntata speciale, unire le due trasmissioni e fare così, in vista anche del Natale, una puntata di Picnic nelle chiese. È un esperimento, lo diciamo, mettiamo le mani avanti. È la prima puntata in assoluto di Picnic nelle chiese. Voi scriveteci un messaggino, fateci sapere se vi piace e noi poi magari la possiamo fare a seconda delle festività, vediamo un po' come organizzarcela. Esatto. E per questa primissima puntata di Picnic nelle chiese abbiamo deciso di parlare di un argomento che interessa entrambi i programmi, il volontariato. Ne parliamo spesso a Picnic, abbiamo anche una rubrica tutti i lunedì pomeriggio con Gabi che ci parla proprio del volontariato da diversi punti di vista e sicuramente anche un argomento che interessa a Voce delle chiese. E quindi abbiamo detto, è un argomento comune fra giovani e chiese, perché non parlarne in Picnic nelle chiese? Esatto, e quindi come diceva Giulia, come anticipava Giulia, ci saranno tantissimi ospiti perché la puntata durerà 2 ore, quindi abbiamo pensato di unire proprio anche proprio la durata delle due trasmissioni con un avvicendarsi di persone che proprio di volontariato si occupano, in particolare il volontariato, i progetti, i percorsi avviati dalla Diaconia Valdese, volontariato internazionale ma anche servizio civile universale in Italia. Ci saranno anche le figure dei tutor, dei mentor. Vi spiegheremo cosa sono i tutor e i mentor, perché insomma il mondo del volontariato è un mondo un po' a sé stante, ha le sue regole, ha le sue dinamiche e anche le figure proprie di riferimento. È molto variegato effettivamente, perché magari uno che parte per un'esperienza di volontariato pensa mi iscrivo e parto, e invece ci sono tantissime figure che collaborano e che appunto fanno sì che questa esperienza possa essere possibile. È piacevole. E quindi noi cerchiamo un po' di spiegarvi cosa c'è dietro il mondo del volontariato proprio a livello anche di organizzazione. Ma abbiamo anche una sorpresa, perché è pur sempre una puntata di Natale, visto che appunto questa è la settimana prima delle feste, e quindi parleremo in particolare con i volontari internazionali che stanno svolgendo o che hanno svolto il loro anno di volontariato proprio qui in Italia, nelle Valli Valdesi, e chiederemo loro di raccontarci un aspetto tipico delle feste, del Natale, dell'inverno, insomma, di farci entrare un po' nella loro cultura. E quindi sarà un po' un mix di volontariato e feste. Esatto. Allora, diretta @rbe.it per le vostre mail, oppure via SMS, WhatsApp o tramite i social. Trovate tutto pubblicato sul nostro sito www.rbe.it. Mi raccomando, se c'è qualche curiosità o qualche necessità di chiarimento rispetto al volontariato internazionale, magari ci state pensando, conoscete qualcuno che ci sta pensando, scriveteci e noi proporremo le domande proprio ai nostri ospiti, che peraltro facciamo subito entrare dopo la musica, giusto? Esatto. Ascoltiamo una canzone e poi parliamo direttamente con l'ufficio che si occupa del volontariato proprio qui a Villa Olanda, dove si trova anche la nostra radio, e quindi iniziamo subito con insomma la parte più di spiegazione di che cos'è il volontariato, e poi pian piano ci sposteremo parlandone con tutti gli altri ospiti. Quindi musica? Musica! Carmen Consoli con L'abitudine di tornare, il primo brano di questa puntata speciale Picnic nelle chiese, fusione di Voce delle chiese e Picnic, puntata speciale, puntata zero, esperimento che io e Giulia abbiamo pensato di fare, di proporvi in vista appunto anche del Natale. Diamo subito il benvenuto ai nostri primi due ospiti. Abbiamo fatto scendere di un piano le persone che sono qua perché lavorano nell'ufficio volontariato della Diaconia Valdese, Stefano Bertuzzi e Anaïs Scaffidi Domianello. Vi occupate di servizio civile, di volontariato internazionale.
un mondo che si apre e che vorremmo cercare di approfondire, Giulia. E certo, iniziamo subito con loro, così cominciamo a gettare le basi e poi ci costruiremo sopra. Avremo tanti volontari, avremo mentor, diverse figure, ma ovviamente dobbiamo iniziare con coloro che si occupano della progettazione, di scrivere progetti, di far arrivare ragazzi e farne anche partire. E quindi iniziamo subito con una domanda per contestualizzare un po' questa prima, insomma, questa intervista. Di che cosa si occupa l'ufficio volontariato della Diaconia Valdese? Cosa fate voi lì sopra i piani alti? Chi parte? Ma posso partire io, giusto? Come una brevissima introduzione, ci occupiamo appunto di volontariato, come dice giustamente il nostro nome, che vuol dire accogliere e inviare ragazzi e ragazze, diciamo così, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, quindi accoglierli sia qui nelle strutture della Diaconia Valdese o in altre parti o di inviarli da qui a strutture estere che si occupano di sociale in generale, quindi assistenza a anziani, persone con disabilità, rifugiati richiedenti asilo, eccetera. Esattamente, quindi se volete partire per un'esperienza all'estero dovete contattare loro. Dopo ricordiamo anche mail e contatti vari, insomma, per se qualcuno è interessato a intraprendere un'esperienza di questo tipo. E io ho una seconda domanda, magari la facciamo ad Anaïs questa. Cosa vuol dire lavorare con i ragazzi giovani, internazionali ma anche italiani? Quali sono le principali sfide ma anche i punti positivi? Allora, intanto io dico che sono arrivata in questo ufficio di volontariato da volontaria. Ecco, quindi vedi, la catena che non si ferma. Esatto, un pochino quell'esperienza lì ed è stato anche un modo per scoprire appunto che cosa ci sta dietro le quinte di questo mondo che ha un lato A bellissimo del mettersi al servizio delle altre persone, fare un'esperienza che comunque fa crescere e offre anche opportunità di lavoro alle volte. E dall'altra parte però c'è tanto lavoro di preparazione, tanta carta, e Stefano lo sa meglio di me perché il servizio civile in questo ci drena assolutamente ogni energia. Però poi dall'altra parte, cioè, quindi questo è il nostro lavoro, e dall'altra parte invece abbiamo persone giovani appunto che vogliono fare un'esperienza, e questo può voler dire un sacco di cose, un'esperienza che sicuramente ha di fronte a sé anche delle sfide, perché nei progetti di volontariato di cui ci occupiamo noi di solito l'esperienza è di lungo periodo, soprattutto per chi viene dall'estero e fa con noi magari 11-12 mesi. Vuol dire mettersi proprio in gioco non solo nel servizio verso l'altra persona, ma proprio nel fare un'esperienza di vita completamente in autonomia, in cui scopro anche delle cose di me stessa, e quindi le sfide da quel lato sono molteplici. Però, come dicevo, anche dal lato nostro, dal lato ufficio, abbiamo a che fare con persone che hanno da un lato molta voglia di fare, dall'altro forse non così chiaro che cosa vogliono fare nella vita, quindi hanno anche voglia di sperimentarsi, però in contesti nuovi, e quindi la novità ha bisogno di essere sperimentata, quindi c'è sempre un po' un periodo di adattamento, la lingua, barriere quindi linguistiche, culturali. Queste, diciamo, potrebbero essere le principali sfide che poi ci troviamo di fronte. Certo. E poi anche, diciamolo, cioè apertamente, in generale la nostra società, adesso il volontariato non è che stia vivendo un periodo così roseo, quindi anche nella concezione stessa di mettersi in gioco in un'esperienza di volontariato, i giovani, almeno per quella che è la nostra percezione, poi Stefano magari ci può dire anche qualcosa di più, il prendersi un impegno così a lungo termine può mettere un attimino in difficoltà, può essere... Se non una sfida, comunque una scelta importante. Per cui anche i volontari adesso sperimentano sempre di più dei periodi un po' più brevi, in cui appunto mettersi in gioco, ma in maniera un pochino più tutelata. Più protetta. Sì.
Beh, perché anche come dicevi tu prima, il volontariato comunque riguarda ragazzi dai 18 ai 30 anni e tantissimi arrivano magari subito dopo aver finito il liceo, quindi è veramente la prima volta che escono di casa o che comunque devono affrontare delle nuove sfide, quindi è proprio un'esperienza di vita che permette di pensare a cosa fare dopo magari, ma anche già solo il fatto di uscire, doversi prendere cura di se stessi, di altri, perché si hanno anche degli impegni, e sicuramente è, appunto, come dicevi tu, una sfida. Sì, tra l'altro prima accennavamo al fatto che il mondo del volontariato è veramente un piccolo mondo a sé stante. Ci sono tante figure professionali che intervengono dalla progettazione alla realizzazione e sono delle figure importanti perché permettono anche proprio uno svolgimento piacevole poi di questo percorso, che l'obiettivo è quello che poi rimanga come un'esperienza magari da rilanciare, da riproporre. Stefano, in questo campo, in questo caso, quindi, quali sono i punti su cui voi cercate di porre veramente attenzione quando indirizzate un giovane verso una o l'altra struttura, verso uno o l'altro l'ambito? Ma vado un po' al motto, perché mi piace riprendere il motto della Diaconia Valdese, che è servire con le persone. Allora c'è questo servire, questo mettersi al servizio, quindi ci vuole la disponibilità del volontario, della volontaria, di mettersi effettivamente al servizio del prossimo. E ci sono le persone, perché nei nostri servizi si avrà sempre a che fare con le persone, quindi se uno proprio voglia di stare da solo, forse il volontariato con la Diaconia Valdese o con i nostri partner non è la scelta ideale. E poi c'è il CON, che è molto importante. Allora, il CON è pensato ovviamente per i beneficiari dei servizi, per diciamo così, costruire un progetto che sia sulla persona, che coinvolga la persona, in cui la persona si senta protagonista. Ed è così anche per i nostri volontari, devono sentirsi protagonisti del loro progetto, quindi nella scelta del progetto è importante che il progetto vada bene per quella persona e che poi la persona possa, una volta entrata nel progetto, anche avere la flessibilità, sia la persona sia la struttura, per capire dove può spendersi meglio. Certo. In questo senso sono molto importanti, appunto, come dicevi, le figure di riferimento, sia appunto i tutor, che sono le persone nel servizio che accompagnano il volontario e la volontaria, sia ovviamente da parte dell'ufficio una supervisione, un monitoraggio che consenta anche di, magari in quei momenti di maggiore difficoltà o di piccola incomprensione con la struttura, ci consenta di intervenire per aggiustare la rotta. Poi ovviamente ci sono tutta una serie di attività seminariali che facciamo all'inizio, a metà del servizio e alla fine, per appunto orientare inizialmente e poi capire dove si è arrivati alla fine, e per far diciamo mettere a frutto quello che è stato il percorso. Certo. Possiamo anticipare le tempistiche, perché insomma dovremmo essere quasi in periodo poi di bando per il servizio civile. Stiamo parlando di servizio civile universale, quindi di servizio civile che rimane in Italia, dico giusto? Esatto, allora sì, per quanto riguarda il servizio civile universale, quindi i volontari e le volontarie che fanno servizio vicino a casa loro, diciamo così, quindi senza grandi spostamenti di aree geografiche del mondo, il bando dovrebbe uscire presumibilmente, ma con una buona certezza, entro la fine dell'anno. Di solito è aperto per un mese e mezzo, due mesi. È un bando nazionale, quindi non è un bando che riguarda solo la Diaconia Valdese, ma è un bando che riguarda qualsiasi posizione di servizio civile universale in Italia. Quindi chiunque ci stia ascoltando da qualsiasi parte d'Italia, anche se non è qui, sa che potrà trovare un progetto vicino a casa sua e la possibilità appunto di fare domanda attraverso poi quando uscirà il bando, seguendo i nostri social o le nostre pagine, avrà tutte le informazioni precise, come fare domanda, certo, la modulistica, certo. Procedure eccetera, non entriamo adesso nei particolari, ma state all'occhio, diciamo così, perché sta per arrivare il momento caldo. Invece per il volontariato internazionale, diciamo che adesso i volontari e le volontarie sono avviate, sono in servizio, quindi se ne riparlerà poi a settembre-ottobre del prossimo anno. Assolutamente sì, abbiamo avuto gli arrivi a settembre-ottobre, parliamo di circa 60
sono forse 64 per essere esatti, volontari che arrivano da tutta l'Europa e zone limitrofe, e che adesso sono in quel processo che dicevo prima, no? Imparare bene la lingua, adesso iniziano anche ad aver capito bene come funzionano i vari servizi, quindi la prima fase è partita e presto li rivedremo, perché come diceva Stefano, l'accompagnamento c'è tutta la fase del pre-arrivo, poi quando arrivano qua i ragazzi e le ragazze fanno con noi una settimana di seminario prima di iniziare il servizio vero e proprio nelle nostre varie sedi, e poi li rivedremo appunto nel prossimo anno all'inizio di febbraio per un seminario di metà servizio in cui appunto valutare come sta andando, quali cose si possono migliorare, invece quali sono i punti di forza di questa esperienza, perché è anche molto importante riuscire a valorizzarla per quel discorso che facevamo di far sentire le persone protagoniste della propria esperienza e importanti, perché il lavoro che fanno, io dico lavoro anche se è volontariato, però è un lavoro molto importante. Sì, tra l'altro li conosceremo noi anche fra poco, proprio qui saranno ospiti, quindi rimanete sintonizzati con noi. Bene, vi ringraziamo tantissimo. Aspetta, siamo o non siamo verso Natale? Non possono esimersi dal dirci il loro piatto preferito delle feste natalizie. Non vuoi chiederlo solo alle persone che vengono dal resto d'Europa, tutti coloro che anche agli italiani. In queste due ore in voce in picnic delle chiese. Il vostro piatto preferito allora, è arrivato il momento. In crisi, guarda, sapevano prima tutto, tutto sul volontariato, adesso ci cadono sui cannelloni, non lo so, io direi che oggi in ufficio, proprio per salutarci come si deve per le feste natalizie, abbiamo aperto un panettone al cioccolato che ha fatto sognare ottima tutti, scelta, ottima scelta, vado sul panettone. Ok. E per quanto mi riguarda torno un po' alla mia infanzia, e avendo una mamma di Bologna non posso che non pensare ai tortellini brodo. Beh, perfetto, ci abbiamo tortellini, direi, egregiamente. Grazie Stefano Bertuzzi, grazie Anais Scaffidi Domianello, grazie. Tutte le informazioni sul sito www.diaconiavaldese.org o sui social annessi. Dopo aver parlato con Stefano e Anais dell'ufficio volontariato della Diaconia Valdese, passiamo adesso ad un'altra figura, ad un tutor. Infatti, come potete vedere, c'è in videocollegamento con noi Giacomo Downey, che è referente dell'area di Firenze dei volontari internazionali e si occupa anche di organizzazione e pianificazione di attività di animazione, ma anche musicoterapia. Adesso ci racconterà sicuramente lui meglio quali sono, in cosa lavora, insomma, il suo ambito di lavoro. Ciao Giacomo. Ciao Giacomo, benvenuto. Benvenuto a Picnic nelle Chiese. Ciao Daniela, Giulia, buona giornata a tutti. Sì, mi occupo principalmente, io sono musicista e musicoterapeuta. Poi nella CSD mi seguo l'aspetto del volontariato a Firenze. Non solo gli internazionali, ma anche, diciamo, sono una 30-35 volontari fra servizio civile occasionali che lavorano nei nostri progetti e nelle nostre opere. E Giacomo, che cosa vuol dire per te essere tutor? In che senso monitori i volontari? Come ti approcci? Insomma, qual è il tuo lavoro in questo ambito del tutoraggio? Sì, magari quali sono state anche le esigenze che hai visto emergere in modo particolare proprio in questi anni di assistenza e di accompagnamento? Ci sono prospettive diverse, no? Anche diversi ambiti in cui svolgo la mia attività di tutor. Quello più strutturato, che è comunque l'accoglienza, la formazione dei volontari che arrivano, e quindi integrarli, diciamo, nell'organizzazione del lavoro e metterli in contatto con gli altri dipendenti e con i beneficiari. Devo dire che, ecco, parlando degli internazionali, a Firenze le abbiamo soltanto nei servizi per anziani. Io ora sto trasmettendo dalla casa di riposo Gignoro in questo momento, e infatti fino a un quarto d'ora fa ero con loro, anche con i ragazzi. E questo
Però insieme a questo la mia attività ha tante sfaccettature anche di tipo più, come dire, relazionale. Voglio dire, questi arrivano questi ragazzi dall'estero, arrivano alla stazione di Firenze con quintali di valigie e quindi c'è tutto un discorso di accoglienza, di preparare il posto dove abiteranno, la cucina, i piatti, le lenzuola, e questo è un aspetto. E poi introdurli, spiegare a ragazzi che parlano lingue diverse, il tedesco, lo spagnolo, come è organizzato, come è organizzato il lavoro, e chi saranno i beneficiari, presentarli. E poi c'è tutta la parte che riguarda seguire l'andamento del loro servizio, che non solo come si in qualche modo integrano nell'organizzazione del lavoro, ma anche il rapporto che instaurano con gli altri dipendenti, come sono visti loro dagli altri, inserirli, integrarli, e la loro relazione anche col territorio, vivono in una città. All'inizio spiegargli dove è il supermercato per andare a fare la spesa, o dove possono spendere meno con le scarse pocket money che si ritrovano. E quindi via via Insomma, non ti stanchi, Giacomo? Non c'è tempo, Scusa? non ti stanchi, non, cioè, non ti annoi, volevo dire, non c'è tempo per Ma annoiarsi. io mi diverto un sacco, anche perché devo dire che questi ragazzi, io ho 60 anni, quindi sono proprio ad essere il nonno a volte di loro. E mi piace tantissimo stare con questi ragazzi. Hanno l'età più o meno dei miei figli, il più anziano di loro, e non ci si stanca nel bene e nel male. Diciamo che un aspetto molto delicato del tutoraggio è cercare di capire quali sono le loro attitudini e le propensioni, metterli in relazione alle attività che sono adatte, oppure ai gruppi di persone e in questo caso di anziani, e il tipo di servizio in cui loro possono trovarsi nel migliore dei modi. Ecco, questo è un lavoro delicato dei primi tempi, dei primi periodi, infatti in questa fase. Ma però è forte perché, come vedete, io a volte mi trovo altri 4 figli, l'anno scorso altri 6, quindi mi trovo 8 figli, insomma, a volte è anche impegnativo. Però si crea un bellissimo rapporto, sicuramente. Sì, accetto. Si buca la bicicletta, le ruote della bicicletta, e allora ci sono quelli che non ne vogliono sapere di mettere di sporcarsi le mani, e gli altri invece che hanno piacere che gli insegni come si fa a rattoppare una camera d'aria, quindi ci divertiamo tutti insieme a imparare questa cosa nuova. C'è la muffa nell'appartamento, ma ragazzi, non c'è la mamma che apre le finestre, bisogna che cambiate l'aria tutti i giorni, se no verrà per sempre la muffa. E quindi tutti questi piccoli problemi che vengono fuori, e d'altra parte per loro è un po' una palestra di autonomia, perché passano in questo caso dall'adolescenza all'adultità, e quando si presentano dei problemi a volte anche nei rapporti tra di loro, io cerco sempre di pogliela, nel senso: guardate, voi questa cosa serve diventare, vi dovete mettere d'accordo e risolvere questo problema in autonomia. L'anno scorso c'era un ragazzo che fumava e gli altri non volevano. E quindi tutti i giorni, a volte mi mandavano un messaggio su WhatsApp dicendomi: ah, c'è Marton che fuma, ma fuma fuori. Sì, fuma fuori, ma noi ci danno anche l'odore del fumo sui vestiti. Ma io non c'è una legge che vieta di non portare vestiti puzzolenti, insomma, una cosa che dovete vedere da voi. Poi è andata a finire che alla fine dell'anno tutti fumavano comunque. Non so se.
Ok, un delicato equilibrio diciamo nelle relazioni e anche nel trovare giustamente, come dici tu, una via d'incontro, un punto d'incontro che poi sovente risolve i problemi. Certo, anche imparare proprio a gestirli da soli e non sempre affidarsi a una terza persona, però anche questo è crescere. Sì, allora noi ti ringraziamo Giacomo per essere stato con noi. Sì, vai. Curiosità che abbiamo solo quest'anno, una primizia, perché abbiamo dei volontari del servizio civile che si mischiano con gli internazionali, perché sono quei ragazzi che vengono dai nostri progetti dei corridoi umanitari, sono iracheni, e quindi con la lingua ancora peggio dei tedeschi. E con loro c'è stato, ecco, un discorso di integrazione e di inserimento nella nostra cultura, anche nelle nostre modalità di lavoro, molto delicato e molto difficile. Però ecco, è stata un'opportunità doppia. Da beneficiari nostri sono diventati volontari, segnalare bello, questa. Molto bello, molto bello. Grazie per avercelo raccontato. Non ti lasciamo andare via se non ci dici il tuo piatto preferito in vista del Natale, insomma, in vista di queste feste. Allora, da bravo fiorentino vegetariano, direi che dopo una ribollita, una fiorentina alta 4 centimetri, accendo il caminetto e... È tipica di Natale la fiorentina, non lo sapevamo. Non lo so, è tipica di casa mia. Va bene sempre, anche il mattino. Grazie, grazie mille Giacomo, e buon lavoro a te come tutor dei volontari e buon Natale, buone feste. RBE, da guardare. Da ascoltare. 14.36, bentornati a questa puntata speciale di Picnic nelle chiese, un mix tra i nostri due programmi. E stiamo parlando di volontariato, ma anche di Natale. E adesso, dopo aver parlato con l'ufficio, con il primo dei nostri tutor, passiamo invece ai veri protagonisti del volontariato, a chi lo vive, a chi si mette in gioco, ovvero i volontari internazionali. Ne avremo di diverse nazionalità, ma iniziamo subito con un gruppo di spagnoli molto colorati. E adesso vedrete perché. Diamo il benvenuto quindi ad Antia, a Dilar e a Lucia, che arrivano immagino da varie parti della Spagna. Da dove arrivate, ragazzi? Io della Galicia. Ok. È un piccolo paese vicino a Madrid. Ok. E io della Galicia. Ah, no, perfetto. Quindi, insomma, piuttosto vicine, ecco, come zone. Bene. E quanti anni avete? Quindi a che età avete iniziato a fare volontariato? Io 22. Anche io 22. Io 26. Perfetto. E la vostra prima esperienza, questa, di volontari? La mia no. Ok. Perché avevo fatto un po' di volontariato alla città che ho studiato. Ok. Ma non con persone, ma con i cani. Quindi, o meglio che le persone, si posso dire. Ok. Molto carini. Io anche la seconda, perché avevo andato a Marocco per 10 anni. In Marocco? Sì. Mm. E invece la mia, sì, è la prima. La prima, sì. Perfetto. E cosa state facendo adesso qui nelle Valli Valdesi? Dove state lavorando? Io sto nell'ufficio inclusione con i migranti. Io sono in ufficio volontariato, che avete conosciuto prima, quindi un po' un lavoro un po' strano, ma molto divertente. Io sono nell'asilo valdese e in Lucerna. Perfetto. E come vi state trovando qui in Italia? Avete scoperto qualcosa di nuovo? Come sono iniziati questi primi mesi? Dilan, tu sei arrivato un pochino prima rispetto agli altri, quindi hai già anche più esperienza. Invece, in generale, per voi, come fare volontariato qui tra Torre Pellice e Lucerna? Bellissimo. Grazie, Antia. Che bello sentire che sei felice. Bellissimo. Anche per me molto bene. Mi ho trovato bene, la gente è carina. Fa un po' freddo, adesso no. Potrebbe essere peggio, Dilan. Peggio, certo, ma bello, sì. Lucia? Sì, mi piace molto, sì. Bene. Era quello che vi aspettavate quando vi hanno proposto di fare questo percorso di volontariato? Avete immaginato, immagino, insomma, vi siete fatti un po' dei film, delle idee, e poi alla fine si è concretizzato? Oppure è meglio di come avevate pensato, quindi alcune paure che potevate avere poi non si sono verificate? Com'è un po'? È difficile comunque, immagino, doversi comunque inserire in un
contesto che è diverso dalle proprie abitudini. Vi aspettavate la Valpellice? Detto così, con parole povere. È stata un po' cruda, però vabbè, insomma. Non è se solo sapevate che andavate in un paesino comunque piccolo, vicino alle montagne. Siamo una grande città. Oppure è vero. Pensavate di andare a Torino e poi vi siete svegliati con la neve fino qua, avete detto. Io aspettavo peggio. Ok. Quando ho guardato su Google Maps non c'era niente. Non ho visto neanche un bar, ho detto, ma dove vado? Dopo è arrivato qua e ho detto, tutto sommato. Almeno due o tre c'è bar. Qualcosa, ci sono. C'è qualche casa. Sì. Quindi bene. Meglio. Anche io in Google Maps avevo visto video del mucca solo. Di bar, di farmacia. Ma bene. La farmacia ce l'abbiamo, i bar anche, le mucche pure, tutto. Anche io penso lo stesso, sì. Bene, bene. Perfetto, bene. Quindi diciamo comunque positiva l'esperienza. Sì, direi di sì. Se potreste consigliarla. Sì. Se vi dicessero la rifaresti, direste sì, la rifaremmo. Non siete d'accordo con Google Maps che non faceva vedere niente? No. Quindi aggiorniamo, facciamo un appello, Google Maps, aggiorniamo. E adesso chi vi ferma più? Adesso andranno avanti a fare volontariato o forse lavoreranno in giro per il mondo, chi lo sa? Guarda che Gabi che ha fatto qua volontariato l'anno scorso, adesso è diventata una maxi esperta di volontariato, parliamo sempre di volontariato, quindi una volta che, cioè, sai quando inizi ma non sai quando finisci. Allora, rendiamo onore a questo abbigliamento che i nostri amici hanno portato e parliamo anche un po' di Natale. Alla fine, picnic nelle chiese, tema Natale, quindi. Allora, iniziamo prima con una domanda che abbiamo fatto a tutti. Qual è il vostro piatto di Natale o dell'inverno preferito? Antia ce l'ha, vedo che ce l'ha in mente. Ma non mi ricordo il nome in italiano. Dillo in spagnolo. Si chiama vieira. Vieira? Capente, com'è? Capesante? Capesante. Vabbè, una parola già difficile da ricordarsi. Capesante, sì. È molto buono e molto tipico in Natale. Ah sì, sulla costa atlantica immagino si trovino abbastanza comunemente. Dopo il polpo che è tipico, capesante. Anche sì. Ma io in Natale non lo mangio, il polpo. Ah ok, perfetto. Ma le capesante sì. Lucia e Dylan? Io la minestra di pesce, molto buona. Anche il cocido, che noi li mangiamo Cos'è? Il cocido è una minestra, ma un po' di tutto. C'è la carne, il pollo, il jamon. Una minestra con tutto dentro. Sì, ma molto buona. Concentrato. Sì. E Lucia, tu hai un piatto di Natale preferito? Penso che la carne con patate e basta. Semplice, lei lineare, questa la conosciamo pure noi, perfetto. E invece adesso seconda domanda a tema Natale. Avete preparato una tradizione da raccontare? Cioè, vivete una tradizione che volete raccontarci, tipica del Natale o dell'inverno, proprio della Spagna, della Galizia, insomma. Una tradizione che secondo voi è simpatica da raccontarci? Abbiamo più di una, secondo me, perché ognuno ha preparato una per Natale, Capodanno e... Sì, perfetto. Cinque, quindi... Che inizia col Natale? Sì. Natale, lei? Natale, Lucia. Vai, Lucia. E se festeggia una cena tutta la famiglia insieme, e con una cena abbondante, e con frutti di mare, e carne, e vino... e altro cibo. E per dessert? Sì, dolce. Si mangia turroni. Ah, anche noi ce l'abbiamo il turrone. Sì. Bello, e questo in tutta la Spagna è una cosa tipica di Natale? Sì. Non che in Italia non si mangi. No, però io sono curiosa, voglio capire cosa fanno in Spagna. Lei mi ha fatto un Natale in Spagna tu, Dani? No, purtroppo no. Fate voi, preparate anche per noi a Natale quest'anno. Siamo due in più. Invece il Capodanno, o comunque il 31? Sì, il Capodanno è il primo, si fa anche una cena, si festeggia con la famiglia, si mangia frutti di mare per primo, un po' di vieiras. Capesante, portano fortuna? Non so se porta fortuna, ma sono buonissime. A me ne sempre. E dopo, il secondo, carne, pollo, dipende un po' della casa. E dopo, le dolce, anche turron o altre dolce tipico. E dopo, sempre sta la televisione accesa,
per vedere quando la mezzanotte. E questo è in tutta la Spagna. Tutti abbiamo 12 uva. Ah, e quando suona la campana si mangia una uva. Cioè, a ogni rintocco devi mangiarti un acino Io mi sono sempre chiesto come la gente non si strozzi. Come arrivi ai 12 minuti? Perché 12 non hai tempo di buttare giù l'acino, quindi cioè sei uno scoiattolo. Sì, a volte dopo tu. Perché non riesci a buttarlo giù, quindi alla fine. Sì, questo dà buona fortuna e dopo se fai un brindisi in con champagne. Quindi preparatevi, insomma, la 12 chicchi d'uva se volete fare il capodanno spagnolo. Sì. E invece il 5 e il 6 cosa succede? Il 5 è la notte dei tre re maghi che arrivano, c'è la sfilata al pomeriggio, si nelle fa la sfilata. Nelle principali città? O anche dei paesini? Sì, anche i piccolini paesini lo fanno ognuno al suo modo. Secondo me quelli più grandi sono a Madrid e a Siviglia, che sono quelli un po' più belli. Scenografici. Sì, si fanno anche online, si può guardare anche live. C'è la sfilata, che ci sono i tre re maghi che lanciano un po' di dolci ai bambini, dopo danno un regalino dopo la sfilata e dopo quelli bambini devono andare a dormire perché arrivano i tre re maghi a portare i regali durante la notte. Certo, sì. E noi quelli un po' più grandi facciamo un po' di festa quella notte, giusto? Beh, a seconda dell'età, perché mancava la festa dei giorni precedenti e quindi... Sì, la facciamo tutti i giorni. È una festa diversa, secondo me. Questa è una festa alternativa. No, è il giorno dopo, che è il 6, è la mattina dei tre re maghi, che aprono i regali, c'è un po' di anche il pranzo in famiglia, si fa tutto un po' più grande e si mangia anche il roscon, che è il dolce tipico per quel giorno. È come pan di Spagna circolare, ripieno, può essere diverso, ripieno di crema, di panna o di cioccolato. Buono! È molto buono, molto buono, devo dire. Sì. E c'è anche un gioco con quel dolce, perché dentro c'è una piccola figurina. Di... Chi la trova? Sì, chi la trova. Anche in Francia una cosa vince, simile. Tagli le fette, chi sì, becca... Si mette la corona di... dei tre re maghi, e c'è anche un piccolo fagiolo, e quello che lo trova devi pagare il roscon. Ah, ecco. Certo. Quindi se becchi il fagiolo sei sfortunato, diciamo. Sì. E invece la corona la danno a chi? A quello chi che trova la figurina. Ah, hanno entrambi, sia fagiolo sia figurina. Nascondono tutto nel roscon. Nel roscon è un buco nero. Il pezzo con la figurina, perché con il fagiolo no. Certo. non può pagare. Belle queste tradizioni. Belle, molto belle, davvero. Mi voglia di assaggiarla una fetta di sto roscon. Se volete, noi siamo qui. Se volete fare il roscon, ci vediamo il 5. Ci diamo noi ci siamo, poi fate voi. Grazie mille, Antia, Dylan e Lucia, per essere stati con noi. In bocca al lupo per il vostro percorso di volontariato che continua qua in Italia. E quindi, insomma, magari ci rivedremo. Grazie. Diretta @rbe.it, la mail a cui potete scrivere se nel frattempo vi è venuta qualche curiosità sul volontariato internazionale, sui percorsi, sulle possibilità, sui paesi in cui si può andare, da cui si può arrivare, insomma, se c'è qualche dubbio potete scriverci. E noi, incessanti, Giulia, andiamo avanti in questa puntata. Via uno l'altro. Via proprio. Uno l'altro, una scaletta che non ha tempi di sosta, in Picnic nelle Chiese, questa versione speciale che unisce Voce delle Chiese e Picnic. E che unisce anche volontariato e Natale, oggi sì, unioni. Una somma di cose. E abbiamo con noi Roberto Charbonnier. Ciao Roberto. Ciao Roberto, benvenuto. Ciao Giulia, ciao a tutte le persone che ci guardano, ci ascoltano. Sì, in rappresentanza dell'asilo valdese di Luserna San Giovanni. Esatto, tu sei tutor da? Anziani. Io sono tutor. Tot anni. Sono tutor prima che iniziassero i volontari, no? Lui ha inventato di tutor. Ed è anche tutor di Lucia, diciamo, sì, la ragazza di prima lavora esatto. Dove c'ero. No, beh, ne hai visti di volontari. I volontari ne ho visti parecchi. E l'hai fatto anche. E l'ho anche fatto in vita mia in più zone del mondo. Diciamo che sono tutor da prima che il volontariato fosse così strutturato come lo è in questo momento. Ecco, poi in questa fase lo sono
rispetto appunto all'attuale strutturazione. E ci tengo a dire che il lavoro che faccio in asilo con i volontari e le volontarie è fatto a quattro mani. In questo momento non è qua la mia collega Martina Porporato, però diciamo che è preziosissima la sua presenza dal punto di vista del tutoraggio, certo, ai ragazzi e alle ragazze che fanno volontariato dalle nostre parti, ecco. Anche perché l'asilo storicamente ha ospitato volontari da varie parti del mondo. Adesso con la diaconia, certo, però anche in modo indipendente. Sì, sì, sì. Diciamo che con la diaconia collaboriamo, penso, grosso modo da quando la diaconia ha iniziato a occuparsi di volontariato internazionale e di servizio civile, prima nazionale volontario e ora universale. In passato, e non solo in passato, anche attualmente abbiamo volontari non inseriti in particolari progetti strutturati, ma che noi in qualche modo inseriamo nell'associazione evangelica di volontariato AEV e prestano volontariato. In questo momento sono tutte persone grosso modo abitanti in zona che dedicano alcuni momenti, certo, di attività durante la settimana all'asilo valdese. Certo. In passato, e non solo in passato, diciamo che per passione mia ho un file nel quale ho registrato tutte le volontarie e volontari provenienti dalla zona rioplatense di Uruguay e Argentina, e da fine anni 80 ad oggi siamo più o meno 55 persone che sono venute dalle nostre parti a fare volontariato in asilo valdese da quell'area del mondo. Ma questo è un dato di colore legato a un interesse mio personale, però è... sembra interessante poter mettere questo numero lì. Interessante, certo, anche perché è un numero che porta amicizie, certo, porta relazioni che poi a volte durano anche nel tempo. Sì, c'è chi ritorna, chi va, si crea un gemellaggio. Assolutamente, quasi. Assolutamente. Ma io sono un po' curiosa, Roberto, siamo ti qui. Voglio fare una domanda. Prego. Com'è il rapporto con i volontari che vengono appunto a lavorare per un anno a fare volontariato presso la vostra struttura, e che rapporto si crea con gli ospiti? Com'è per loro avere a che fare con dei ragazzi giovani e soprattutto internazionali? Quando si parlano all'inizio forse è difficile capirsi, come fanno a comunicare, che rapporto si crea, insomma? Allora, guardando dal punto di vista degli ospiti, e quando dico ospiti mi sento di dire a 360 gradi tutto il mondo asilo valdese, quindi l'organizzazione eccetera, la presenza di volontari e volontari che siano internazionali, col limite nei primi mesi della distanza linguistica, che siano a servizio civile, sono assolutamente un valore aggiunto preziosissimo. Nel senso che noi abbiamo strutturato la presenza di volontari e volontari su diversi programmi in appoggio a più settori. C'è una volontaria o due che sono in appoggio al comparto fisioterapia scienze motorie, abbiamo un altro volontario, un'altra volontaria in appoggio al comparto dell'animazione, così poi come un aiuto nel momento della somministrazione dei pasti. Però la parte, secondo me, importante, fondamentale, la principale, è il rapporto tra ragazzi e ragazze e gli ospiti. Cioè, su quello che puntiamo molto. Cioè, l'obiettivo principale, dal nostro punto di vista, è di creare relazioni tra le volontarie e i volontari e gli ospiti. Relazioni che, vediamo, si creano in maniera abbastanza spontanea e naturale anche nelle fasi iniziali del volontariato, quando la lingua può ancora essere un limite, ecco, cioè non ci si capisce, o meglio, spesso ci sono difficoltà tra ospiti e volontari nel capirsi dal punto di vista linguistico, però si capisce a pelle, sì, la così. Compagnia del ragazzo, della ragazza più o meno ventenne, per l'ospite mediamente anziano è importantissimo. C'è anche da dire che gli ospiti in asilo sono abituati alla presenza di volontari e volontari, per cui non è una novità, non è chi è questa persona, ma è abbastanza normale che ci sia la volontaria con la maglietta verde elettrico con scritto volontario, così viene anche individuata bene, e dal nostro punto di vista è oramai un aspetto non consolidato, anche di più, ecco, sarebbe un dramma non ci fossero. E ne parlavamo prima fuori onda io e Daniela, è simpatico spesso trovare dei volontari che magari hanno passato appunto un anno qua in Valpellice, che conoscono quasi più parole in piemontese che in italiano. Sì. Ogni tanto fanno una frase mezza in inglese, mezza in italiano, e poi ci mettono una parola in piemontese. E tu non sai come l'abbiano imparata, e poi pensi effettivamente hanno passato magari un anno, esatto, in una casa di riposo. Esatto. Insomma, di lingue ne imparano tantissime. Anzi, è probabile che le primissime
pochissime parole che imparano sino in piemontese, poi arriva l'italiano dopo, stando in relazione con gli altri. Poi conosco gli italiani e gli altri non li capiscono, e quindi dicono, ma io ho passato un anno in Italia, com'è possibile? È così, è così. Allora, Roberto, ti congediamo, ma prima ti facciamo la domanda che stiamo facendo a tutti. Anzi, a lui potremmo chiedere, vi è mai capitato di fare una cena di Natale internazionale? All'asilo? Sì, tanti anni fa ci è capitato, l'avevamo organizzata, ma parlo veramente di tanti anni fa, dove ogni volontario aveva messo un pezzo del suo a seconda della provenienza. Mi ricordo dei volontari argentini che avevano fatto empanadas piuttosto che qualcos'altro, un volontario o una volontaria francese aveva presentato delle crepes, cioè non erano piatti prettamente natalizi, ma erano piatti legati. Ma è sempre bello, è un momento conviviale, in cui si scoprono le altre culture anche attraverso il cibo, che è molto importante. Assolutamente. Grazie Roberto Gervoni per essere stato con noi. Grazie. Faithfulness di Skin. Ricominciamo con una nuova ospite, passiamo un po' a, insomma, navighiamo in questo mare del volontariato passando da tutor, mentor dopo, e adesso torniamo ad una volontaria. E qui con noi Marion, volontaria francese, che svolge il suo anno di volontariato presso la comunità alloggio Uliveto. Ciao Marion e benvenuta. Ciao. Il microfono? Ok, allora la tradurremo, Marion ci parla in francese. D'où tu viens? Je viens des Ardennes, donc dans le nord de la France. Nord della Francia, dalle Ardenne. E che l'age as-tu? J'ai 18 ans. Ah, très 18 jeune, anni, giovanissima. Quindi, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos du volontariat en général? Est-ce que tu aimes cette expérience? In generale, come sta andando questa esperienza di volontariato? Alors, le volontariat, c'est quelque chose qu'on peut faire à travers l'Europe, dans différents pays. Dans si può fare in vari paesi in Europa. Dans différents types, par exemple dans l'environnement, pour aider les personnes, donc dans l'handicap, dans la culture. Sì, quindi si può fare nella festival. Parte ambientale, nella parte dell'aiuto alle persone. In tanti ambiti diversi. Sì. Durant le volontariat, on peut découvrir, par exemple, peut-être une nouvelle vocation si on ne sait pas quoi faire de notre vie après les études. E può anche aiutarti a scoprire una nuova vocazione se non sai cosa fare dopo i tuoi studi. Moi, j'ai décidé de prendre, de faire du volontariat à Uliveto, donc pour aider les personnes en situation de handicap et qui sont aussi des personnes âgées. Parce que c'est quelque chose qui a un lien avec mes études, parce que j'ai fait une année de césure, parce que je viens juste de finir ma dernière année de lycée. J'ai fait une pause d'un an pour faire le volontariat à Uliveto. E après mon volontariat, je vais commencer mon école d'infirmière pour devenir infirmière. Quindi lei ha fatto un percorso di studi, adesso si è presa una pausa proprio per impegnarsi nel volontariato e avrà voglia di continuare nel settore in cui sta lavorando, che è il settore delle persone con per handicap. Per essere infermiera, giusto? Esatto, e quindi sta lavorando all'Uliveto. Esatto. Passiamo alla domanda di Natale a questo punto per conoscere meglio anche le tradizioni della Francia. Marion, qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de Noël et des fêtes en général en France? Est-ce que tu as préparé un petit discours pour nous? Alors, généralement en France, en début décembre, donc le 6, plutôt dans le nord de la France, on célèbre Saint-Nicolas. Quindi Saint-Nicolas è la festa soprattutto al nord della Francia più celebrata. Sì. Parce que dans le sud, c'est pas très connu, d'après ce que j'ai appris. C'est une personne qui vient donner des chocolats aux enfants qui ont été gentils. Et il y a le père Fouettard, qui est plutôt une personne qui vient pour les mauvais enfants. Ok, quindi c'è anche un personaggio pensato per i bambini che sono stati un po' birichini, mentre San Nicola dà dei cioccolatini, dei dolcetti a chi è stato buono. Donc, il nous faisait souvent peur quand on était petit à l'école, disant si vous êtes méchant, on appelle le puer fêtard au mois de décembre. Quindi quando si era piccolo si temeva un po', ecco, se si era stati un po' birichini, l'arrivo di questo personaggio un po' più, ecco, che redarguiva chi era stato esatto. cattivo. E adesso passiamo anche al piatto tipico no, sì. di Natale. Qu'est-ce que tu aimes manger à Noël? Du coup, on célèbre plutôt en France, on célèbre la veille de Noël, donc le 24, oui. et on mange généralement du foie gras. Ah, il foie gras tipico francese. Non dobbiamo neanche tradurlo. Non, tutti lo conoscono. Oui. Des huîtres avec quelques fruits de mer, donc quindi le ostre, i frutti di mare. Avec du saumon fumé en toast. Salmone affumicato, insomma, non sul pesce, andate sì. sul poisson, soprattutto le poisson. Anche gli spagnoli, il pesce è un bito. E on mange aussi du fromage, donc. Perfetto, cioè, in Francia più che il formaggio, cosa possiamo mangiare? E ton plat préféré, si tu devrais choisir un plat?
Ah, sì, piuttosto il foie gras. Foie gras, niente, Marion ama il foie gras. Vabbè, ma non si può dire che non sia così, è buono, per carità. Merci Marion, buona continuazione per ton parcours de volontariat internazionale. Buona continuazione. Si porta pour ton école. Merci. Grazie. E dalla Francia ci spostiamo in Turchia e diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti, a Mert e Utku, spero di averli pronunciati correttamente i nomi, che arrivano appunto dalla Turchia. Esatto, e Mert, come Marion che abbiamo intervistato prima, lavora all'Uliveto, mentre Utku al rifugio Re Carlo Alberto. So guys, do you want to introduce yourself, tell us something like how old are you, is it your first experience in Italy, in generale quanti anni hanno, se è la loro prima esperienza qui in Italia. Yeah, sure. Hi, firstly, I'm Mert Lusoy and I'm 23 years old. I am here for volunteering in a European Solidarity Corps, which is in Oliveto, that you already mentioned it. Quindi ha 23 anni. Sì. Yeah, 23 anni. Yeah, I know, I look like a little older, you know. Okay. Yeah. And I'm here for the helping for the who needs some kind of necessary requirements, like the disabled persons. And we are all the time with them and we try to, you know, our best with them. Quindi cercano di fare il meglio che possono con i ragazzi, le ragazze, gli uomini e donne dell'Uliveto dove appunto sta prestando servizio. Utku. Hello, ciao. Ciao Utku. Benvenuto. Mi chiamo Utku, from Turkey. 24 anni ha. Yes. So, sorry for my... Italian. No, è perfetto. Quanto è difficile l'italiano? Very difficult. Sì. Very difficult. Not certo. Too much. If I would know, I could start like okay. Italiano. Ce la si può certo. Fare. Tu ti immagini noi due in Turchia? Io penso che noi due non sopravviveremo, non so, ordineremo un kebab. No, davvero, complimenti. E torneremo yeah, complimenti. The best difficult things is probably the articles usually. Yeah. Gli articoli, articoli, certo. E le eccezioni. Mm-hmm. So, no. Però loro fanno like there, but there is an exception and, loro fanno però il corso di italiano, infatti noi adesso li abbiamo diciamo sequestrati dal loro corso di italiano, quindi comunque pian pianino settimana dopo sì. Settimana e sono un paio di mesi alla fine, 2-3 mesi che sono qui e da settembre you arrived in September yes. Yeah, quindi like, prima parte dell'esperienza è già quasi October, andata not September, it's like October? 2 months yeah. Ah, quindi 2 mesi three che studiano italiano year, in ogni caso a little period yeah. To learn Italian un periodo yeah. Corto insomma yes quindi. We don't have articles like we it's like English so for us like it's really hard to understand the articles and the meanings of the masculine and feminine words. Quindi le parole maschili, femminili, a volte sono complicate, effettivamente. Yeah, beside of them, sometimes, you know, it could be very difficult, like il domani, domenica, and the other one is take feminines, I guess. The, la domenica e il domani? Like giorno, you know, in the... One week in there, like the Monday, Sunday. Cambiano i generi all'interno sì. Dello stesso contesto, diciamo, sì. Si cerca una regola e per noi è normale, invece quando uno deve pensarci effettivamente non è più così logico, ecco. Sì, no, certo. È vero. E quindi questa esperienza in Italia, come sta andando? Your experience in Italy, are you satisfied with it? I'm pretty happy to be here, to be honest. I really like Torino and also I know that's... I live in a small place, but people was always nice to me. So I think the most important thing. And also, quindi è molto contento di essere qua, gli piace sì. Molto Torino, ma anche vivere in una piccola realtà comunque non gli dispiace. And also the cuisine, the foods are very similar. Like, la cucina è simile. Il cibo ti ricorda la Turchia. Sì. In the west of the Turkey, people like to eat vegetables with olive oil. Quindi nella parte sì. Ovest della Turchia si mangiano le verdure con l'olio, insomma. So you don't miss too much Turkish food? Well, I miss, of course. Il cibo manca comunque. Mi molto piace il risotto. Risotto ti piace? The best one, yes. Ok. Io preferisco. E Mert, your favorite Italian dish? Cambiamo, adesso passiamo all'Italia. Chiediamo sempre quelle di Natale. Quali sono i vostri piatti preferiti? Utku, risotto. Yeah, actually, before 3 weeks ago,
I would like to say pizza, but after I taste lasagna. Ok, se la giocano, lasagna e pizza. You know, sono anche i miei preferiti. Lasagna e pizza vincono su tutti, secondo me. Yeah, because it was handmade and my tutor asked me, no, actually my no, address person in Oliveto is asked me to invite me some dinner with. Quindi ti hanno cucinato proprio quindi l'hai provata questa lasagna fatta in casa. Yeah, and that was too interesting because it's so similar with my family cultures, like the Habs. Like, they don't have any phone in the dinner table. They leave all of the phones in the living room and after they come. Durante questa cena lasciavano, è andato a mangiare la lasagna a casa di una persona che lavora con lui e hanno lasciato tutti i telefoni all'ingresso prima di entrare. Quindi hanno passato un bel momento senza essere distratti. Bellissima abitudine. Molto bello e molto carino. So effective, you know. I was in shock. And that was so good things, you know. It was so kind. They were always trying. Ecco, facciamo un appello. A Natale lasciate i telefonini lontano dal tavolo e passiamo un momento a chiacchierare. Approfittiamo. Che bel messaggio, Giulia. Hai visto che i volontari ci ispirano, filosofeggiamo con loro. Giusto. Even though I was a two child, you know, like one of them was in go to high school and the other girl is just started high school. You know, in that age, it's too hard to leave phone. Quindi hanno dei ragazzi anche giovani, che non è semplice per loro. Era proprio un bel messaggio quello di fare in questo modo. Bene. Va bene, ultima domanda sul Natale, poi dobbiamo lasciarli andare perché abbiamo tantissimi altri ospiti. Oggi siamo di corsa. Feste, è vero, hai ragione, le feste. Do you have a tradition about winter you want to tell us about in Turkey? C'è una tradizione di una festività invernale. I can start with the Christmas. Because Turkey has a majority of Muslim, but also there is Christians. Quindi they are mostly Orthodox. Quindi ci sono sia comunità islamica che cristiani? Sì. They are mostly the Orthodox, the Greeks, the Armenians, and there is also Assyrians for centuries in Turkey, and they are just celebrate at the 25. Quindi si celebra il Natale il 25. Quindi una piccola parte comunque, appunto, c'è il Natale. Armenians are just celebrate at January 6th. Ah, il 6 gennaio, ok. Yes, but I can say as much as I can see, like the traditions, the decoration and the meaning of the Christmas is very similar to the people. Ok, international. Yes, it's international. Quindi thing. Natale internazionale. Ci sono delle decorazioni, ci ritroviamo. In the other hand, we don't have any special things, but yeah, for the next years we usually make a celebration for all of the country has become Capodanno, questo è proprio certo. Internazionale. Yeah, in the main squares and they show something like the fireflies, you know, like the fireflies, some kind of bugs are going to there and some kind of light shows becomes giochi di luce, yeah. Insomma, tipico di Capodanno un po' ovunque, abbraccia tutti. Quindi vi ringraziamo tanto. Happy New Year to you. Buon Natale. Buon Natale. Grazie per essere Enjoy venuti. Enjoy your way or your path of international volunteering. Okay. Grazie, thank you, grazie Mert mille. And Utku. E sulle note di Lifeline di Alicia Keys cambiamo di nuovo ospite. Oggi ne abbiamo veramente tantissimi. Passiamo dai volontari internazionali ad un'altra tutor. In particolare c'è qui con noi Silvia Stara, che è coordinatrice territoriale di Genova e dei vari servizi di inclusione e anche appunto tutor dei volontari internazionali che si trovano appunto a Genova. Benvenuta Silvia a Picnic nelle Chiese. Ciao Silvia. Ciao, grazie per l'invito. Grazie a te. Allora, da quanti anni sei tutor? 3 anni, questo è il terzo anno. Bene, quindi. E come ti stai trovando? Insomma, quali sono un po', secondo te, i ruoli che deve ricoprire il tutor? Sì, allora, ci ho pensato un po' perché appunto per me è una cosa tutto sommato nuova, no? Essendo la terza esperienza, noi abbiamo ragazze che provengono dalla Germania, quindi internazionale, in particolare dalla Germania. Ma direi che mi viene in mente come tutor, mi vengono in mente un po' delle parole di riferimento, diciamo che sono un po' accoglienza, direi che la prima parte, referenza. E mi ero segnata ascolto, nel senso che quello che mi viene in mente un po', insomma, che ho visto in questi 3 anni, che direi che la prima parte, soprattutto quello dell'arrivo del volontario,
e quello dell'accoglienza, quindi che poi negli anni è migliorata, nel senso che dalla prima esperienza, insomma, anche molto supportati dall'ufficio volontariato, insomma, con dei riferimenti chiari, anche direi che questa è la prima cosa. Quindi, insomma, far capire dove si trova il volontario, presentare l'equipe, presentare il territorio, quindi proprio una prima parte che faccia sentire il ragazzo o la ragazza accolto, vi direi. Questa è una prima cosa. Poi durante tutto il percorso il tutor è, diciamo, il referente, no, della persona, poi affiancato, nel mio caso io coordino servizi e quindi poi ho una collega in particolare dedicata di più alla volontaria che se ne occupa di più, e in questo caso abbiamo scelto in particolare anche una persona che ha fatto già in passato suo come esperienza personale la volontaria all'estero e che quindi è molto vicina a questa ragazza, insomma, comprende meglio, insomma, la situazione, insomma, l'affianca molto bene. E, però ecco, diciamo che io sono il referente principale, quindi nel caso di qualsiasi dubbio, problema, questioni di organizzative, burocratiche, di responsabilità, no? Di quello che può essere per un volontario, insomma, sulle cose che deve fare, un po' questo. E poi mi veniva in mente l'ascolto, nel senso che veramente una cosa che facciamo, che ho fatto in questo periodo in particolare, e dopo un po' di tempo che arrivano i volontari, in questo caso questa ragazza tedesca, e veramente chiedere un po' a lei come sta andando e accogliere un po' sia le esigenze, sia le idee, le proposte. Perché poi veramente nell'ascolto c'è un po' la parte, no? Da lì nascono poi delle idee, si certo. Può progettare insieme, pensare a qualcosa insieme. Quindi direi che così mi vengono in mente queste cose rispetto al tutoraggio, diciamo. Anche perché, diciamo, un ragazzo, una ragazza che si approccia a fare il volontariato, certo segue delle linee guida che sono già state impostate, segue un progetto che è stato predisposto, che è stato scritto, però poi c'è sempre margine, no? Anche per magari ritagliarsi lo spazio per un progetto personale, per un'iniziativa autonoma che può nascere proprio nel percorso di volontariato. Assolutamente, guardate, questa è proprio un po' la cosa che abbiamo visto in questi tre anni, a partire dalla prima volontaria, arrivare adesso, quello che è emerso un po' è proprio il desiderio di queste ragazze di portare dell'innovazione, di portare le proprie idee, che poi chiaro che noi aiutiamo a incasellare, a mettere dentro una struttura, però sicuramente il grande enorme che portano. Sì, devo dire che il valore aggiunto che portano queste ragazze è il fatto che siano delle ragazze giovani, volenterose, che hanno voglia, che hanno idee più fresche delle nostre, più insomma, e quindi devo dire che questo è un grandissimo aiuto, un grandissimo. Il volontariato alla fine è anche scambio di idee, no? Soprattutto se si viene da paesi diversi, si hanno magari anche esperienze pregresse diverse, alla fine è uno scambio su tantissimi punti diversi, e quindi anche proprio portare qualcosa di nuovo, qualcosa di proprio, fa sicuramente la differenza. Grazie mille Silvia per essere stata con noi, ma prima guardo già subito Daniela che mi fulmina se non faccio una domanda sul Natale, scusa. Silvia, qual è il tuo piatto preferito di Natale? Dobbiamo chiedertelo perché è tradizione inventata oggi con la prima puntata di Picnic delle Chiese, e chiedere qual è il piatto preferito di Natale. Io ve lo dico subito: i cappelletti in brodo. Perfetto, grazie Silvia. Ciao Silvia, grazie, in bocca al lupo e buon Natale. Grazie a voi, ciao. Diretta @rbe.it, vi ricordiamo ancora una volta la nostra mail, se volete scriverci potete farlo, potete chiedere delle curiosità che nel frattempo vi sono venute in mente sul tema volontariato internazionale e sul Natale per che quanto c'è sempre. Possiamo provare a rispondervi. Picnic nelle Chiese, puntata speciale che mixa i due programmi, Voce delle Chiese e Picnic, condotti rispettivamente dalla sottoscritta Daniela e da Giulia che è accanto a me. Parliamo di volontariato internazionale soprattutto, e andiamo in Germania per conoscere la nostra nuova ospite che è Laila. Ciao Laila. Ciao. Benvenuta. Ciao. Dalla Germania. Sì. Quale zona della Germania? Dove? Io sono dove? Berlino. Ah, boh, Berlino, perfetto, proprio. Centrale. Sì.
sì. Okay. E quanti anni hai, Laila? Io ho 18 anni. 18 anni da Berlino, subito dopo il liceo, è venuta sì. direttamente a Torre Pellice. Sì, ho finito ginnasio, liceo, sì, e io ti lavoro. Ti piaceva l'Italia? Volevi venire in Italia? Sì, sì, molto, è un bellissimo paese. Ok. E bene. Sei contenta dell'esperienza qui? Dove stai lavorando? Io lavoro here in Torre Pellice, next to Villa Olanda. Con i migranti lavori? Sì, io lavoro con i migranti, con Antia. Esatto, che è venuta la prima. La spagnola, sì, sì. Sì, molto piace, è un lavoro bellissimo. Che attività fate con i migranti, con le persone migranti? Ho fatto attività molto diverse, noi lavoriamo con... can I speak in English? Yeah. Sì. We work with them directly, we help them learning Italian. Quindi like, lavorano con i migranti, li aiutano anche a imparare l'italiano. L'italiano, imparano anche loro. Sì, e noi visitiamo con i migranti Torino e Torre Pellice. Noi fate delle uscite anche sul sì, territorio. Sì, noi andiamo al supermercato. Aiutate a fare la spesa, sì, certo. Sì, sì. Un lavoro molto differente. Mm. Ogni giorno è un giorno diverso. Sì, sì, diverso. Che però è bello sì. se uno piace appunto che le cose cambino. Per me è perfetto perché io sono una persona molto attiva. Attiva, sì, sì. Bene, era la tua prima esperienza di volontariato? Sì, internazionale. Internazionale, sì. I helped with refugees when I was 15 in Berlin. Aveva già lavorato con i rifugiati. Sì, giovanissima, sì. tra l'altro. A 15 anni. Ma dopo scuola io andavo a lavorare, sì. Ah, ok. E tu adesso stai lavorando con le persone migranti, hai già fatto delle attività in questo ambito e perché nel futuro vorresti fare un lavoro simile? Un lavoro legato a questo oppure completamente vorresti cambiare ambito? Io non so. Maybe I want to... study after that, but può darsi che riprenda gli studi dopo. Sì, sì, ma mi piace topic sociale e il sociale, sì. insomma, è una passione. Sì, sì, di politica Laila. Sociale e migranti è una. Quindi è perfetto il volontariato sì. che stai facendo qua ti starà sicuramente sì. aiutando a capire anche cosa magari vuoi fare nel futuro. Sì, sì. Laila, è arrivato il momento. Beh, insomma, siamo in Germania, il Natale per eccellenza. I mercatini di Natale, insomma, non possiamo. Non chiederti quali sono le tradizioni che magari ti ricordi o che hai nel cuore del Natale o magari il piatto tipico che ti piace mangiare. Sì, io è preparatissima. Sì, si è annotata sì, una lista di cose. Okay, anche perché in Germania ne hanno. Hai voglia. Per scegliere è difficile. Ok, ci sono molte tradizioni natalizie in Germania. Una di queste è preparare biscotti con amici e familiari mentre si ascoltare la musica natalizia. Che bello! Sì, è anche tipico andare al mercatino di Natale. Ce ne sono di meravigliosi. Sì, e mangiare mandarole tostate. Ah, le mandorle buone. Sì, sì, e godersi l'atmosfera. Certo. Sì, un tipico piatto natalizio in Germania è mangiare oca con cavolo rosso e gnocchi con salsa. E esistono anche dei tipici biscotti natalizi simili ai panettone. Sì, okay. E in Germania noi faremo Stollen. Stollen. Sì. In generale le persone passano le vacanze con la famiglia e gli amici in tutta questione di stare insieme. Che bello, alla fine è quello lo spirito del Natale, no? Quindi... Sì. E a Capodanno la maggiore parte di persone festeggia con amici, sì, più grandi feste e brinda con champagne a mezzanotte. Bene. E ballam e party a finito il mattino. Quella sì. è proprio una costante di tutti i posti, hai notato che sì. alla fine i giovani i party piacciono. Una grande festa. Anche a noi. Grazie Laila, grazie Laila. Per essere stata con noi e sì. buona continuazione del tuo percorso di servizio civile. E buon Natale. Grazie, anche ciao voi. Laila, grazie. Ciao. RBE TV, da guardare, da ascoltare. Canale 87 del digitale terrestre.
15.34 e riprendiamo questa diretta speciale di Picnic nelle chiese, questo mix di queste due trasmissioni, Picnic, un dialogo tra le generazioni che conduco io e Voce delle Chiese che conduce invece Daniela, e passiamo ad una super ospite. Questo è veramente speciale perché l'abbiamo dovuta trovare, insomma, facendo molta attenzione, perché non se ne trova. La ricerca non se ne trovano tanti. Non se ne trovano tanti. È abbastanza rara. E sto parlando di Magdalena Magda, che ciao. È un'ex volontaria. Ciao Magda, benvenuta innanzitutto a Grazie. Picnic. Ciao Magda. Lei è un'ex volontaria che ha fatto volontariato qui con noi qualche anno fa, qui con noi letteralmente, qui con noi a RBE Radio TV, e che poi è rimasta in Italia. Quindi non ce ne sono tantissimi. Come mai hai fatto questa scelta, Magda? Non so, la verità. L'anno di volontariato, la verità, è stato un po' strano perché l'ho fatto quando nel periodo del Covid, quindi tanto io come le altre ragazze e ragazzi che facevano volontariato quell'anno non abbiamo potuto vivere l'esperienza come vivono adesso, di uscire, e certo, le lezioni viaggiare. In inglese e italiano erano online, quindi era un po' più strano. E comunque io mi sono innamorata del paese, del cibo, la gente in generale penso che sia molto gentile, e quindi dopo l'esperienza ho deciso di continuare qua un po' di più e per adesso sono ancora qua. Forse si intuisce dalla vocalità, Magda è spagnola. Sì. Anche se parla perfettamente italiano, quindi... È vero, grazie. Possiamo smettere di tradurre, parlare, capire. Esatto. Abbiamo Magda che ci parla in italiano. E tu vieni dalla Spagna, da dove? Sì, sono nata in Argentina, ma ho vissuto sempre in Spagna, nel sud, una città vicino a Malaga, Fuengirola. E fa caldo, c'è il mare, quindi non ha niente da fare con Torre Pellice. Forse, dal mare alle montagne proprio. Sì, forse per quello sono anche rimasta qua, perché cambiava già... totalmente. Esatto, cambiare, basta mare, basta caldo, adesso andiamo al freddo. E quando hai fatto il tuo percorso di volontariato internazionale, era la tua prima esperienza? No, io l'ho fatto dopo la triennale. Quindi io ero già stata all'estero facendo l'Erasmus normale e quindi è stato difficile, ma non era la prima volta che uscivo. Non è stato uno shock completo. E quindi è diverso, e anche penso che per l'età non è la stessa cosa per quelli che lo fanno 18 anni dopo il liceo che farlo quando hai 20 qualcosa. Hai una consapevolezza diversa. Sì, è quello che cerchi sicuramente è diverso, perché i ragazzi poi sanno, sicuramente tornano a casa, all'università, quando sei un po' più vecchia hai ancora più indecisione. Certo. Si vive diverso, sempre bello, ma l'esperienza certo, perché è uno è più grande, ha già sì. capito magari più cose, quindi, su se stesso, su sì. quello che gli piace, su quello che vuole fare. Io lo ti ha aiutato il tuo percorso sì. a capire sì. cosa... Quello era il mio scopo anche, perché volevo fare un anno di pausa tra la università e quello che farò dopo, che non sapevo cos'era. E volevo fare qualcosa, perché io non ho studiato comunicazione e ho finito qua in radio a fare tecnica audio e video e poi un po' di social media, che non c'entra niente con quello che ho fatto all'università, ma io cercavo fare qualcosa diverso per trovare me stessa, trovare quello che volevo fare dopo. E lo ritroviamo spesso questa cosa del fare proprio un'esperienza di volontariato per aiutare gli altri, sì. ma anche proprio per aiutare se stessi, a capire cosa si vuole fare, perché andare all'estero può eliminare una serie di cose che non vuoi fare. Infatti ci aiuta anche quello. È un'ottima opportunità per fare chiarezza e per scoprire cose nuove e per mettersi proprio in gioco, perché come sì. dicevi tu, Magda, non avevi studiato quello e ti sei ritrovata a fare qualcos'altro e insomma hai sicuramente allargato il campo delle tue conoscenze e ti sei messa in gioco da sì. È stato molto divertente fare qualcosa diverso, almeno per un annetto, qualcosa che l'ho fatto io. Certo. Bellissimo. E io ho un'altra domanda proprio sull'italiano, perché sono sicura che tutte le persone che ci stanno guardando e ascoltando sono rimaste, insomma, veramente
stupiti dall'ottimo italiano che hai. Quanto ci hai messo per appunto arrivare a padroneggiare in questo modo l'italiano? Ovviamente tu sei spagnola, quindi probabilmente è più facile magari per una persona, ad esempio, aiuta. Ragazzi turchi, che sicuramente sì. Di sicuro le parole sono completamente diverse. Più di quello che pensavo, almeno io, perché appunto, come ho detto, come era il periodo di tutti i lockdown, zona rossa, zona arancione, non vedevo troppa gente. Non potevi neanche praticare. Appunto, qua in radio mi ricordo ti vedevo a te, ma dovevamo essere tutti lontane con la mascherina, quindi poco si parlava poco. E non puoi neanche leggere il labiale, che non sembra, sì, ma quando sei straniero aiuta. Quindi un po' prima dell'estate, io sono arrivata a settembre, per giugno parlava un po', e poi io mi sono lanciata a fare la università in italiano, perché era l'unica forma di imparare. Però in maniera decisa, sì, nel senso che andare all'università, tutte, sì, le lezioni in italiano immagino sia, sì, anche pesante. E avevo le coinquiline italiane, quindi io parlavo italiano o parlavo italiano. Questione di vita o di morte. Sì. Ha funzionato, direi. Sì. Evviva. Brava, brava. Meno male. Allora, veniamo alla nostra domanda, seconda domanda, relativa al Natale. E cara Magda, visto che ci hai detto che hai origini anche sudamericane, sto Natale al caldo, se lo vogliamo fare. Com'è anch'io fare il Natale in costume da bagno? Secondo me è più bello, la verità. perché in estate tutti abbiamo più voglia di festeggiare, è di vero, uscire da casa, di fare qualcosa. È completamente diverso, e poi anche il cibo, perché appunto i tortellini in brodo a quasi 40 gradi, no, direi che io no. Direi di no, se vuoi provare, ci sono tanti piatti freddi e insalate, e poi l'asado, la barbacoa tipica argentina, che lo facciamo noi domenica, ma per Natale e Capodanno ancora di più. Fai il 24 sera con una parte mai della famiglia, la brace fino al 6 gennaio, sì, praticamente, sì, sulla spiaggia. Sì. Ma scusa Magda, io ho una domanda. Ma voi fate l'albero di Natale? Cioè, sì, ci sono gli alberi di Natale con la neve al, sì, caldo? È un po' strano, soprattutto, sì, adesso, quando mi capita a me di aver vissuto anche qua in Europa nel freddo il Natale, è un po' scioccante vedere, sei in canottiera e vedi l'albero tutto bianco con la neve finta. Non c'entra niente. Pensavo non ci fosse, ma anche gli omini pan di zenzero, insomma tutte queste cose qui ci sono. Quelli non tanto, ma c'è il Babbo Natale che vestito che suda un sacco. Ma lui arriva del freddo. Certo, quindi, mica può cambiarsi. Scusami, non è che non può dare i regali ai bambini che abitano in Argentina, e quindi lui non ha mica tempo di cambiarsi. No. Così veloce che non sente, che nemmeno non sente, no. No, secondo me no. E passare al camino, ci sono i camini? Non tanti, perché non dalla porta di casa freddo. In Argentina È come che con una polvere di stella magicamente arrivano gli alberi, come noi siamo svegli ancora il 24, c'è sempre, vai a guardare fuori le luci, qualcosa, e poi è arrivato Babbo Natale. L'importante è che venga, poi come arriva ci importa. Esatto. Relativamente, quindi. E poi il 5 sera arrivano i remagi anche qua, quindi meglio là devi dormire, quindi se no non arrivano, se non fai il bravo. Bene, allora grazie Magda per essere stata con noi. Questo è un altro piccolo tassello del volontariato. C'è anche chi poi sceglie di rimanere, è un grande puzzle, per una parte della sua vita nel paese che l'ha ospitato. E noi siamo contenti che Magda sia rimasta, che ci fa piacere vederla ancora. Allora, siamo quasi in chiusura, ma abbiamo ancora un ospite da accogliere, quindi ringraziamo Magda per essere stata con noi e lasciamo spazio alla musica. Abbiamo visto quindi i protagonisti, i volontari e le volontarie, certo, che erano loro i protagonisti di questa trasmissione, ma abbiamo visto anche la parte un po' più istituzionale, quindi l'ufficio di volontariato, di cosa si occupa, scrivere i progetti, coordinare un po' tutto questo grande mondo del volontariato. La figura del tutor, anzi i tutor, ne abbiamo intervistati ben tre di diverse zone d'Italia, e poi c'è un'altra figura, il mentor. Sembra un
gioco di ruolo. È veramente così, è un gioco internazionale. Il mentor, dobbiamo capire che differenza c'è tra mentor e tutor. Quando è che puoi giocare la carta? Quando è che si gioca la carta mentor? La carta, sono i volontari che giocano la carta mentor, perché in base alla necessità che hanno, dicono contatto il tutor, contatto il mentor, contatto l'ufficio. Loro hanno tutte queste figure a disposizione e devono un po' scegliere quella migliore a seconda della problematica o della necessità che hanno. E adesso conosciamo proprio una mentor. Esatto. Mentor in presenza e online. Si tratta di Marta Pandolfi, che appunto da qualche anno, adesso ci racconterà meglio lei, fa la mentor e quindi dà supporto e aiuta i volontari internazionali che si trovano in diverse città d'Italia. Alcune nel centro dell'Italia, ma è anche mentor, diciamo, fisicamente su Torino e anche su Milano. Ciao Marta e benvenuta. Ciao a Marta. Picnic nelle Chiese. Ciao a voi, grazie mille per l'invito, avermi chiesto di essere qua. Grazie. Grazie a te che hai accettato di condividere un po' questo percorso da mentor. È la prima volta, immagino, che tu fai la mentor, diciamo, in qualche ente, istituzione. Sì. Sì, è il secondo anno, quindi diciamo formalmente può essere considerata la seconda, però di fatto è la prima, cioè nel senso è la prima volta che tocco con mano l'essere mentor. Ecco, spiegaci meglio. Esatto, che cos'è il mentor? Il o la mentor, ecco. Ottimo, ottimo. Allora, come diceva in realtà Giulia, è una carta che i volontari possono usare un po' in qualsiasi momento, no? Nel loro percorso, nel loro periodo di volontariato, quando le cose si fanno un po' critiche o magari in realtà molto gioiose, solamente una condivisione di qualcosa di bello, un momento felice o insomma in qualsiasi momento possono coinvolgermi, chiedermi, sentirmi per, come dicevo, quando ci sono alcune criticità, quindi qualcosa va male o in casa che c'è da gestire qualcosa oppure sul lavoro si sta facendo un po' difficile la situazione, quindi hanno bisogno di cercare qualcuno che però non è direttamente il tutor perché magari la situazione non vogliono già renderla, tra virgolette, già ufficiale, no? O già su un piano un po' più appunto ufficiale, ma vogliono cominciare a parlarne, trovare magari una soluzione. Tante volte si cerca di proporre una prospettiva diversa o dialogare semplicemente della questione che loro portano, loro chiedono di poter o approfondire o affrontare, in questo caso con me, ma con anche tutti i mentor. E quindi così facendo si accompagnano in questo momento, può essere passeggero o in alcuni casi può essere magari un pochino più, tra virgolette, drastico nel caso in cui non potesse più esserci nulla da fare, ecco. Però insomma, questo per dire che magari poi si conclude l'esperienza di volontariato, però tendenzialmente si cerca sempre di parlare delle questioni ed esserci per i volontari, diciamo, ecco, il mentor è quella persona che c'è per i volontari quando le cose non sono ancora così ufficiali o vogliono trovare una persona di conforto, trovare una persona per parlare dei loro problemi, oppure appunto, come dicevo, anche non necessariamente va sempre tutto male, ma anzi è anche bello sapere che nelle loro esperienze si stanno trovando bene, si stanno impiccando, stanno facendo amicizie e quindi... Insomma, è una via confidenziale, diciamo, un approccio un po' più sì, confidenziale. È un amico locale, mettiamola così. Sì, e tra l'altro una cosa molto bella è che normalmente il mentor ha fatto lui stesso un'esperienza di volontariato, magari all'estero, ma non necessariamente. Quindi è molto bello il fatto che il mentor ha già vissuto proprio sulla sua pelle tante delle difficoltà che si possono incontrare e quindi veramente può dare sostegno in prima persona, perché anche lui si è ritrovato nella stessa situazione. Sì. Tu Marta, dov'è che hai fatto il tuo anno di volontariato? Sì, io sono stata a Londra nel 2017 ed ero in una residenza per donne senza tetto e vittime di violenza e in realtà un piccolo insight, io non ho avuto la figura del mentor, quindi per me è anche una figura nuova, tendenzialmente anche il mentor, che ho dimenticato di dirlo prima, può essere quella persona che ti accompagna a visitare la città, ti fa scoprire posti nuovi, ti comincia a rendere familiare il tuo ambiente, no? Che subito può sembrarti comunque ostile o comunque un po' tutto nuovo, no? Nel momento in cui ti trasferisci da un'altra parte. E quindi questo è quello che faccio in realtà sui ragazzi in presenza. E poi online in realtà è un po' diverso. Quindi tu non hai avuto il mentor quando hai fatto la tua esperienza, no. Ma l'avresti apprezzato, diciamo.
Ma diciamo che alla fine non avevo la figura ufficiale del mentor, però il mentor diventa quella persona amica che alla fine poi ricopre il ruolo del mentor in modo ufficiale o non anche. Quindi sì, sì ma no, come rispondere a questa domanda. E tu hai usato proprio una bella parola, amico, perché effettivamente quando si è mentor, ma anche fra volontari, si diventa proprio amici, quindi a un certo punto si crea un bellissimo gruppo, ovviamente quando ci sono le condizioni per poterlo fare. Prima sentivamo Magdalena che ci diceva che lei durante il Covid purtroppo non poteva uscire più di tanto con gli altri volontari, però quando c'è la possibilità si creano proprio delle nuove amicizie, dei nuovi legami. Tu sei mai diventata amica con qualcuno delle persone che appunto supportavi da mentor, alcuni dei volontari? Sì, diciamo che le persone che seguo qua a Torino in presenza è più semplice, l'anno scorso è successo con una ragazza in particolare, le persone che invece seguo online è un'amicizia un po' più lontana, però comunque di fatto un'amicizia, perché alla fine parlando della propria quotidianità, dei propri problemi, delle proprie gioie, alla fine è quello che tu faresti con un'amica, no? E quindi è quello che mi trovo a fare con ciascuna di loro, con qualcuno su un piano un po' più profondo, su altri un po' più superficiale, però comunque sì, mi sento di essere amica di alcuni di loro. Certo, poi alla fine siamo umani, quindi ci sono persone con le quali c'è più affinità, persone con cui c'è meno affinità, nel senso che si è sempre mente, certo. Però poi con alcune persone può anche nascere una bellissima amicizia ed è molto arricchente. È un po' come viaggiare stando a casa a fare il mentor, secondo me, perché tu sei dove vivi generalmente e però conosci persone internazionali, quindi è un modo diverso per conoscere culture, lingue e avere anche nuovi amici, insomma, senza dover per forza andare troppo lontano. Beh, magari ci vai dopo a trovarli. Questa è la parte bella del fare il mentor, probabilmente. Esatto. Allora, Marta, noi ti ringraziamo per essere stata con noi, ma prima di lasciarti andare via, la domanda finale, quella che stiamo facendo a tutti, visto che siamo comunque in periodo natalizio, insomma, qual è il tuo cibo preferito in questo periodo di feste? Io sono una gran golosona, quindi vado direttamente al dolce, in realtà. Oh, finalmente un dolce, ci ha citato un sacco di arrosti, salata e pochi dolci, dici. Un bel panettone al pistacchio, in realtà il mio must per la Natale, tradizione, sì. Ma con la novità, perché il panettone è tradizionale, ma il pistacchio è un po' sì, una moda piacente, buono. Quindi sì, ci hai dato un nuovo spunto. Grazie Marta. Grazie Marta Pandolfi, buon lavoro. Buon Natale. E buon Natale. Buon Natale. Grazie mille, buone feste a voi. Siamo arrivati alla fine di questa prima edizione di Picnic nelle Chiese. Se vi è piaciuta questa trasmissione, questo mashup, sai che adesso con le canzoni, cioè adesso da un po' di tempo che si fanno i mashup, che si mescolano due canzoni simili, noi abbiamo fatto, mantengono le caratteristiche di entrambe. Esatto, noi abbiamo fatto il mashup dei programmi, di due programmi di RBE, ovvero Picnic e Voce delle Chiese, ed è diventato Picnic nelle Chiese. Per quanto mi riguarda, un ottimo esperimento, io mi sono divertita tantissimo. È stato molto bello, davvero, e grazie anche a tutti coloro, a tutte e tutti coloro che hanno partecipato. Non stiamo ad elencarli tutti, ma vi diciamo che andremo in replica il 26 di dicembre, quindi se volete rivederci, riascoltarci, consigliarlo a qualcuno, sappiate che in questa stessa fascia oraria, 14-16 del pomeriggio, Picnic nelle Chiese sarà replicato. Giulia, il tuo dolce preferito, dolce, vedi, lo già sapevo, io sono che me l'avrebbe chiesto, il tuo piatto preferito di Natale. E io ti do una risposta sorprendente, non ho solo un piatto, io ho tutto un menù, cioè io proprio ho creato il mio menù delle feste, che inizia con un po' di antipastini vari, fra cui pizza, lasagne, come secondo purè con qualcosa di buono, perché a me piace molto il purè, e un dolce con la panna, in questo caso panettone o pandoro con la panna. Ti piace? Mi piace, organizzatissima. Ma Giulia, invece Dani, tu chiedi tutti del cibo, ora te la faccio io la domanda: qual è il regalo di Natale più bello o più brutto, meglio quello più brutto perché più divertente, che hai ricevuto? Ah, i più belli libri, assolutamente, sempre libri apprezzatissimi. Più brutto! Diccelo, qual è il regalo più brutto? Ma allora, andiamo da maglioncini molto stretti di colori improponibili, piuttosto che pigiami, ecco. Ecco i pigiami, volevo dirlo anch'io. Pigiami che a me piacciono, i pigiami, bellissimi. Ma non tutti i Natali. Ma non tutti i Natali e compleanni e festività, quindi insomma. Regalate i pigiami in modo responsabile. Chiedete prima se la persona ha bisogno di un pigiama, allora glielo regalate. Una mia amica me l'ha chiesto, mi ha detto regalami un pigiama bello di Natale. E allora lì sì. Se no, calzini, pigiami,
Basta. In modo responsabile. In modo responsabile. Grazie a Matteo e a Samuele che ci hanno supportato nella parte tecnica. Un saluto, Picnic delle Chiese tornerà, ve lo tornerà. Portiamo. Scriveteci magari se avete un argomento da proporci, come il volontariato, insomma, su che possiamo fare magari una bella diretta prossimamente. Grazie a tutti per averci seguito e buon Natale. Buon Natale, ciao Giulia. Ciao e buon Capodanno e buone feste. Ciao Daniela.